del Presidente della Repubblica, quello è un ricordo del Comune di Alghero. Qualcuno suggerisce fuori secondi, second out, come direbbero gli speaker a bordo righe. Benvenuti in questa giornata di compleanno, perché oggi è un compleanno particolare. Salvatore Burruni oggi avrebbe compiuto 80 anni, ma facciamo finta che lui sia qui insieme a noi, naturalmente con i suoi ricordi e i nostri ricordi. Quindi oggi parleremo appunto di questo, come veniva chiamato una volta, piccolo grande uomo che conquistò il mondo nel 23 aprile 1965, un campionato del mondo che ha portato appunto questo gladiatore in vetta al mondo appunto dal punto di vista sportivo e soprattutto anche proiettato la città di Alghero in vetta al mondo. Faremo vedere quest'oggi dei filmati medici, qualche testimonianza, qualche aneddoto. Abbiamo la possibilità oggi di avere il grandissimo maestro Carmelo Alfonso, giornalista della RAI, corrispondente alla Gazzetta dello Sport e quant'altro, se non dimentico anche vicepresidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Quindi con Carmelo Alfonso percorreremo un pochino le tappe della grande vita sportiva e non di Salvatore Burruni. Prima di iniziare, naturalmente, il saluto dell'autorità e il sindaco Stefano Lugano. Grazie, buonasera a tutti. Allora io così sono veramente, al di là delle frasi che si dicono in occasioni come queste, effettivamente, oltre che essere felice di essere qui con voi, nonostante oggi sia una giornata che vede praticamente il sindaco e tutta la giunta impegnata in tanti appuntamenti, teniamo tantissimo essere qui per dare saluto, ma per dare la presenza dell'amministrazione comunale, per ricordare un grande campione, appunto Torre Burruni, che ha dato lustro allo sport, all'arte pugilistica e naturalmente alla nostra città. Lo facciamo con la mia presenza e con la presenza dell'assessore allo sport Romina Caura. Come sempre capita in questi mesi, qualsiasi iniziativa che venga in qualche maniera proposta alla città da parte di qualche soggetto poco sensibile, oggetto quindi di commenti e di osservazioni che secondo me sono fuori luogo. E sono qui con voi con grande orgoglio, perché Torre Burruni è stato un orgoglio ed è un orgoglio, visto che festeggiamo i suoi 80 anni per la nostra città e per lo sport, ma anche perché è un nome che è sempre stato presente nella mia famiglia. Io ricordo i racconti di mio padre Giovanni, che giovanissimo insieme ad altri due o tre matti agheresi organizzava le riunioni pugilistiche qui per Alghero con Pino Giorico, con Ignazio Spiga in particolar modo, ed era un nome che ritornava e correva, perché avevano avuto modo anche di organizzare delle riunioni pugilistiche con la presenza appunto di Torre Burruni quando proprio stava iniziando ad avviare la sua carriera. E devo dire che lo sport del pugilato è uno sport che proprio in quegli anni, aveva quindi anni, la metà degli anni 60 e poi ha avuto comunque un'attenzione molto particolare. Si seguiva delle volte a casa mia più un incontro di pugilato che non un incontro di calcio magari, e tra l'altro chi seguiva con grande passione questi incontri, così come si suol fare quando si è in qualche maniera coinvolti nel match, era mezza Mattiuccia che abitava con noi e che appunto si chiamava e Don Giri Naperwood, quindi erano anche commenti tecnici di rilievo in alcuni casi, per cui ci tenevamo tantissimo, al di là di tutto, a essere qui presenti, a onorare appunto Torre Burruni, a onorare la sua famiglia, perché con grande dedizione
continua a farla e mantenere alto il suo nome, a ricordare il suo nome. E quindi proprio per queste ragioni abbiamo voluto essere qui proprio per rimarcare il fatto che Torre Burruni è un simbolo di Alghero. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo il sindaco e l'assessore allo sport Calla. Sì, buonasera a tutti. Io posso aggiungere poche cose rispetto a quelle che ha detto il sindaco e a tutte quelle che emergeranno stasera grazie alla testimonianza di chi in maniera più nobile e anche più professionale come giornalisti qui presenti potrà fare del ricordo di questo grande campione. Vorrei porgere nuovamente i ringraziamenti da parte dell'amministrazione alla famiglia, perché io continuo a ribadire che sia un atto di grandissima generosità. È un campione di tutta la città, è un campione della città di Alghero di cui tutti noi andiamo orgogliosi, ma è grazie alla famiglia che si ha la possibilità di condividere anche momenti non soltanto della vita sportiva di questo grande campione, ma anche della vita privata. Quindi porgo ancora un ringraziamento. E mi permetto di rubare soltanto un altro piccolo minuto, perché in qualità di assessore alla comunità io ritengo che siano importantissime queste manifestazioni. E tra poco ci dobbiamo allontanare per andare in un convegno importante in cui si parlerà di adolescenza. Spesso quando si parla di adolescenza si parla di problemi, di devianze, di prevenzione di devianza. Io credo che manifestazioni come questa, in cui abbiamo l'opportunità di ricordare un grande campione nello sport e nella vita, siano da portare negli altri convegni nei quali si cerca di prevenire un disagio. Credo molto che lo sport e la possibilità di ricordare i grandi sportivi possa essere un esempio per gli adolescenti e per i giovani, per capire che questa è una città che può offrire ancora grandi possibilità di emancipazione. Grazie. Bene, ringraziamo appunto la testimonianza, la presenza da parte delle autorità cittadine. E prima sapevo appunto che avevate anche altri impegni che sono collegati non a questo ma a impegni istituzionali. E prima che voi andiate via, volevo così proporre una cosa, lo dico apertamente, potevo farlo anche in privato. Sarebbe bello ricordare che questa città ricordasse il 23 aprile di ogni anno. Il 23 aprile 1965. Alghero, Torre Burruni, porta Alghero in vetta al mondo. Sarebbe bello ricordare questa data ogni anno, con qualcosa di particolare. Cenni di assenso, poi dopo vengo a bussare le porte. Bene, dall'altra parte io faccio lo scudiero quest'oggi, quello che Cavalier Mulas una volta era così chiamato dai cantori dell'epoca, giornalisti dell'epoca, giornalisti con la G maiuscola, parlavano appunto di Franco Mulas, compianto anch'esso, come il prode scudiero. Io faccio lo scudiero a Gianfranco Burruni quest'oggi, che è alla console, e oggi con lui abbiamo preparato questi giorni delle cose un po' particolari che fra poco andremo a vedere. Gianfranco Burruni. Sì, intanto un grazie a tutti quanti, un grazie all'amministrazione che è sempre vicina alle nostre iniziative e un grazie soprattutto a un gruppo di amici che mi hanno stimolato con proprio dandomi dei suggerimenti e soprattutto facciamo in poco tempo questo ricordo per gli 80 anni di tuo padre. Quindi devo ringraziare Tonino Budruni e Maria che sono qua presenti. Poi Tonino due cose ce le dici, perché anche tu hai vissuto un pochino i momenti della carriera di mio padre. Oggi abbiamo voluto appunto approfittare di questa data, che è l'11 aprile, cioè giovedì 11 aprile avrebbe compiuto 80 anni, e poi il suo compleanno si avvicina moltissimo al 23 aprile, che è la data del 65, è la data in cui ha vinto il titolo mondiale a Roma. Ecco, quindi in questi 4 giorni, da giovedì a domenica, abbiamo proposto una mostra nella Torre di San Giovanni, dove abbiamo raccolto
una piccola parte di suoi trofei, perché sapete, i trofei hanno un valore sentimentale ma anche un valore economico, e quindi quelli più importanti non li abbiamo potuti esporre, ma li abbiamo portati qui per farli vedere a voi e a tutti i tifosi. E quindi mi avvicino un pochettino per mostrarvi un po' questi trofei e presentarvi. Allora, questa, partiamo dal 1955, è la targa che gli è stata consegnata per aver vinto i Giochi del Mediterraneo a Barcellona. E io ci tengo molto a questo trofeo, ma soprattutto ci tengo molto ai vari aneddoti che si sono creati in quella sua andata a Barcellona. Perché nel 1955 Babbo è stato un testimonial della catalanità in terra catalana, perché lui è arrivato lì giovanissimo e nelle vie di Barcellona, quando andavano in giro, lui parlava un algherese che era un po' misto all'italiano, però comunque si capiva con gli anziani lì a Barcellona. E da lì è nato un amore di alcuni tifosi per questo Torre Català, perché poi è stato il soprannome che gli hanno dato molti giornalisti catalani che lo seguivano vivamente. E questo è un dato di fatto, io ho trovato anche delle documentazioni che poi vedremo sui giornali. Català nel Mundo Deportivo, che oggi è il giornale principale della Catalogna Sportivo, e ricorda appunto questo giornalista che durante la finale lui ha incontrato José Carves, un pugile di Madrid, e tutto il palazzetto faceva tifo per questo italiano catalano. Quindi questo è il primo trofeo, diciamo così, della sua carriera importante, a cui teniamo moltissimo. Poi qui abbiamo la medaglia d'oro al valore atletico, questo è il più alto riconoscimento della Repubblica Italiana, consegnatagli nel 65 dal Presidente della Repubblica, allora Saragat, e questo è un riconoscimento che viene dato ai migliori atleti italiani che hanno conseguito grossi successi. Poi qui ho voluto portare il premio Panathon, perché a parte che io ho l'onore di far parte del Panathon di Alghero, quindi con gli amici, e questo premio è anche questo importante per la nostra famiglia, è una bellissima opera dove il maestro Marzo, mi sembra, non lo vedo, dove l'ha ideata e quindi l'ha suggerita, e perciò anche per gli amici del Panathon abbiamo voluto ricordare questo trofeo, perché Mario mi diceva sempre, è da tanto che non lo vedo, quindi ho avuto modo di poterlo vedere. E quindi anche il Panathon, che ad Alghero è un'istituzione che nello sport è sempre impegnata col premio Fair Play e con tante, e io ho l'onore di partecipare a questa associazione. Poi per la sede siamo ospitati, ormai non si chiama più Azienda Torre del Soggiorno, almeno, ma questa è una bellissima targa che l'allora Azienda Autonoma del Soggiorno ha regalato a mio padre per la vittoria del titolo mondiale, e quindi abbiamo portato qui anche questa targa. E non potevamo dimenticarci dell'amministrazione comunale, questa che appunto ci dà il patrocinio anche per questa manifestazione, per questo convegno. E devo dire che nell'amministrazione comunale abbiamo tantissimi trofei di onore. Abbiamo portato questa medaglia perché gli altri trofei sono tutti con rami di corallo abbastanza grandi, quindi sono molto delicati, non avevamo però questa medaglia è significativa, c'è cioè il vecchio stemma, signor sindaco, della città di Alghero, ancora lo stemma Savoia, e anche questa per la vittoria del titolo mondiale, quindi anche questo è un premio dell'amministrazione comunale. E per finire la famosa cintura di campione del mondo, eccola qua, con la cintura con i colori dell'Iride e lo scudetto dell'Italia. Poi qui ci sono un sacco di pins che mio padre raccoglieva nei suoi viaggi nel mondo, quindi ricordava un po' il fatto che a lui piaceva andare via da questa città per gli eventi sportivi, però non vedeva l'ora di ritornare nella sua Alghero e abbracciare la sua famiglia e i suoi amici. Bene, diciamo, io comunque vi ringrazio e continuiamo con questa. Grazie.
Salutiamo anche il sindaco. Sì, ringraziamo il sindaco. Volevo, prima di passare la voce e la regia al nostro maestro, volevo ricordare altri due grandi personaggi che sono qui presenti quest'oggi, altri due alfieri della boxe, non solo a Chierese, Angelino Priami e Andrino Pirano. Adesso un altro campione del mondo, Carmelo Alfonso. Per noi amanti del giornalismo puro di una volta, posso dire che Carmelo Alfonso fa parte un po' dei liridi anche questo. Bene. Priami, carissimo amico Maschio, eravamo tanto tempo senza vederci e tanti altri amici, scusate se non vi indico tutti quanti, ma per me è una grande soddisfazione tornare a rivolta da Ghero e incontrare tanti amici carissimi. Quando Gianfranco mi ha chiamato, mi ha detto vieni Carmelo e abbiamo questa serata per ricordare il nostro padre, gli ho subito detto ci mancherebbe altro, ci sarò, ovviamente ho fatto un po' di scongiuri tipicamente meridionali, come diceva Scopiglio, non si sa mai, insomma, ci sono e quindi evidentemente è andato tutto liscio. E ci sono, perché Tone Burruni, per quello che ha dato anche a me, meritava di incontrarci con la sua famiglia, che ho già incontrato diverse volte, ma soprattutto quando ho scritto un libro che ho dedicato a tutti i pugili, a tutti gli amici pugili, a quelli che ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, e a Tore e alla sua famiglia in particolare. Grazie Gianfranco, grazie Pierpaolo, e poi non so se ci sono altri rappresentanti della famiglia Burruni. C'è un Tore Burruni. Certo. Salvatore Salcedo, un ex arbitro internazionale molto importante, in uno dei suoi libri, Pugilato, scrisse: questo grande campione fa onore allo sport del pugno e va citato ai giovani per la sua serietà professionale, per la sua classe, la sua generosità, ma soprattutto per la sua innata modestia. Ecco, avrei voluto che il sindaco e l'assessore sentissero questa piccola frase detta da un grande arbitro per un grande uomo, perché poi lo trasmettessero ai giovani. Quando partecipo a dei convegni che interessa soprattutto i giovani, dico, dobbiamo essere noi, genitori, noi persone anziane, a dire che cosa è lo sport. Ecco, io mi auguro che vadano a dire ai genitori di questi bambini che lo sport è divertimento, che lo sport è un qualche cosa che ci fa sentire uomini quando siamo grandi e soprattutto bambini senza nessuna pressione quando siamo bambini. Dobbiamo restare bambini. Per tornare a Tore, io non vedo l'ora di vedere proiettati i filmati, perché mi ricorderanno ovviamente tante bellissime cose, tanti incontri ai quali ho avuto la fortuna di partecipare. Lui, cioè Tore, è stato per me il pugilato. Ha rappresentato il pugilato in tutti i sensi, per serietà, per grandezza, per bravura e per la sua capacità di applicarsi ad una professione che è dura, durissima. Perché
l'ha vissuta da vicino, sa quanti sacrifici si fanno per fare il Pugliano. Silanus e Priam i qua vi potrebbero dare lezioni in questo senso. Abbiamo il figlio di Tore che fa l'istruttore, pensa che fate ancora l'istruttore, sa quanto sia difficile fare l'istruttore. Tore, negli anni in cui ha fatto ha svolto la sua attività, ha avuto, diciamo, l'avventura di incontrarsi in tanti altri pugili altrettanto bravi, come Piero Rodo, Paolo Veris, Fortunato Maga, che erano tutti ottimi pugili in Sardegna e anche in campo internazionale, eppure Tore era il più bravo di tutti. Quando andavo fuori, io trovavo palazzetti sempre pieni di gente, perché mi dicevano, se c'è l'algherese, perché non dicevano pure l'algherese, se c'è l'algherese lo spettacolo è garantito. E io mi sentivo due volte fortunato, intanto perché ero sardo come Tore Burrun, ma soprattutto perché ero algherese. Che i miei colleghi mi guardassero un po' con un pizzico di invidia, soprattutto quando facevo le interviste, perché con Tore ogni tanto si diceva qualche frase in algherese, ma non per dire delle cose particolari sull'incontro, cioè, per dire scemenze, chiamiamole così, per dire Tore, va bene, ricordo lo spigliozzo della muraglia. Tore, questo breve l'azienda dei crimini, te lo ricordi? Io ho detto qualche cosa l'altro giorno, così, anche sull'azienda del crimini. O dire, oh, ma tu, ma a un tipo, sarà sbombata a fare i bagni. Questi colleghi mi guardavano e dicevano, ma cosa sta dicendo questo qui con Tore Burrun? Chissà cosa gli avrà detto, ma non avevamo detto niente. Però ero, mi sentivo una persona più importante di tutti gli altri. Un pochettino, scusate se faccio una cosa, se mi accosto un qualche cosa che è diverso dal pugilato. Quando andavo fuori ed era il Cagliari di Gigi Riva, c'era il Cagliari che vinceva dappertutto, quindi si andavano fuori lì. Un giornalista fortunato perché è un inglese come Tore Burrun, un giornalista fortunato perché conoscevi Gigi Riva, che in quel momento rappresentava il meglio che potesse esprimere il calcio. Quindi ho avuto questa fortuna di conoscere Tore, soprattutto quando per me iniziava una carriera giornalistica che poi insomma, si è sviluppata in un certo modo, ed era un vantaggio. Pensate che quando lui ha incontrato, lo vedremo poi in un filmato, ha incontrato Lloyd a Sanremo, io mi trovavo con la sua repa da nuoto della Reina Andres Cagliari a Genova, avremmo voluto mollare la squadra per andare a vedere, eravamo abbastanza vicini e non era stato possibile. Beh, però avevo obbligato tutta la squadra a sedersi davanti alla televisione per seguire l'incontro di Tore Burrun, facendo un tifo della Cronoma, perché poi vinse credo alla quinta ripresa, qualche cosa del genere, quindi pensate un pochettino per noi che cos'era quell'incontro, che cosa rappresentava per noi sardi quell'incontro, soprattutto perché quando si andava fuori a giocare per la pallanuoto in quel periodo regolarmente si perdeva, quindi vedere un pugile che vinceva in quel modo era qualche cosa di importante per noi. Certo, Tore non è stato, diciamo così, almeno agli inizi, molto fortunato, perché per due anni gli è stato praticamente impedito di combattere a Cagliari, che era una delle sette città più importanti dal punto di vista pugilistico in quel momento. Infatti il primo anno ha fatto 7 incontri, 4 a Milano e 3 ad Alghero, secondo anno ancora 7, 4 a Milano, 2 ad Alghero e 1 finalmente a Cagliari. A Cagliari aveva fatto contro il cavallo. Questo incontro lo sapete tutti come finì. Purtroppo non bene per Tore, nel senso che subì una sconfitta. Ma subì una sconfitta perché in quel momento, in quella circostanza,
non sono stati molto avveduti, il suo procuratore forse con tutto il bene che ho voluto e voglio a Franco Mugas, neppure Franco Mugas. Era successo che Franco Mugas seguisse un allenamento a cavallo dalla strada, cioè dalla finestra della palestra Sardegna aperta, e lui aveva seguito a cavallo. Mi aveva detto, sai, no, non succede niente, torna molto più forte, eccetera. E invece l'avevo messo un pochino sul pimbalare, ho detto, guarda, io vado tutte le sere in palestra a seguire a cavallo è un pugile difficile, non più molto più bravo di Torre, però un pugile difficile che scappa, che non si fa trovare, insomma così, anche insomma, un pugno discreto, difficile batterino, perché lui veniva da un circo, perché in Argentina lavorava in un circo di questo. E poi era andata male per Torre, però a parte il fatto che si era presa subito una rivincita dove, poi a Sassari, in quel momento aveva sfondato in una piazza importante come Cagliari. Prima non era possibile perché Tore non faceva parte della scuderia Branchini e a Cagliari comandavano Piccioli Branchini, figuriamoci se ti consentivano di combattere a Cagliari in una città importante, non gli era detto mai consentito. Soltanto dopo capirono, anche perché Tore passò da una scuderia all'altra, capirò che Burgoni sarebbe stato quel grande campione che è diventato. Consentitemi anche di ricordare due carissimi amici, due grandi della box algerese, Franco Mugas e Italo Veronese. Due uomini che veramente hanno creato la box. Due personaggi che hanno poi forgiato un'infinità di campioni. Il primo è stato Paolo Spinetti, il primo italiano ad aver battuto un pugile dell'Unione Sovietica. Non era mai a Mosca, non era mai accaduto una cosa del genere. E poi i fratelli Spanella, Angelo Priami, Salvatore Mulas, Carmelo Chessa, Angelino Silanos, tutti grandi campioni. Io vorrei che un applauso anche a tutti. Veronese mi raccontava anche di un ragazzo, un certo Casabona, che aveva trovato mentre bisticciava la muraglia e gli aveva detto, puoi imparare a picchiare veramente, seriamente, senza... e l'aveva portato in palestra. Però Veronese mi aveva detto, guarda, quello ragazzo non conosceva la mano destra dalla mano sinistra, almeno inizialmente. Poi è diventato un bravo pugile, si è trasferito in Francia, ha fatto parte della nazionale francese, è tornato qui, mi raccontava sempre il Italo Veronese, parlava benissimo l'italiano e il francese. Cioè, per dire che cosa hanno fatto uomini importanti come Franco Mugas e il Italo Veronese, ma soprattutto quali campioni ci ha dato il Ghero, perché il Ghero ci ha dato una infinità di campioni. Potremmo continuare a dire altre cose di questo grande, di questa grande città che ha dato natali a grandissimi pugili, però mi fermo qua, altrimenti divento un pochettino monotono. Ma voglio ringraziare ancora i figli di Tore Burruni, perché i grandi campioni non si devono mai dimenticare. Io ho sempre detto una cosa: se non ricordiamo noi i grandi campioni, i nostri figli non sapranno mai chi sono stati i grandi campioni. Grazie ancora. E adesso Carmelo non scappare, ci serve ancora, anche perché vedremo dei filmati, quindi dovremo anche commentare e documentare. Ma partiamo con delle foto caratteristiche un po' particolari, forse è meglio prendere postazione dall'altra parte, poi te raggiungerò eventualmente io il tuo microfono. Sì, perché altrimenti la visuale non è delle migliori.
Facciamo un po' queste cose, un po' questo modo particolare che andiamo un po' a spiegare proprio dall'inizio. Ah, diciamo che con queste foto insieme a Carlo le abbiamo raccolte cercando di fare un pochino la storia e gli albori del pugilato algherese fino diciamo così, alla vecchiaia di mio padre. Perciò abbiamo intitolato gli albori del pugilato algherese e troviamo una foto che è presumibilmente del 1946 dove vediamo il primo ring e gli atleti della SEP Nettuno. Cioè, caso strano, ad Alghero convivevano insieme sia il pugilato che la scherma. Ho chiesto un pochino anche a Angelino prima, come però perché uno dei primi insegnanti di pugilato ad Alghero che veniva da Sassari era anche insegnante di scherma, quindi ad Alghero si era sviluppato anche questo sport insieme al pugilato. E qui vediamo il vecchio ring che gli americani andati via dopo l'occupazione di Alghero avevano lasciato alla palestra. Probabilmente questa è la l'ex palestra Giorno, giusto per identificare. Non lo so, forse Angelino che ha più memoria di noi, diciamo in lui si vede la cupola di San Michele dietro e quindi andiamo avanti e questa è una foto di Babbo che è questo qui in secondo piano, quando lavorava come fabbro, faceva le punte per degli attrezzi, mi sembra per pettinare il crine, e quindi qua siamo nel 1947. E l'abbiamo intitolata prima al lavoro, perché in quell'epoca prima si andava a lavorare, e poi la seconda foto e poi in palestra, perciò quando si finiva di lavorare un lavoro duro si andava in palestra. Questa è la foto del 1949, quindi un giovanissimo Salvatore Burroni. Questa è la foto del 1950, della foto dei campionati sardi, quindi uno, il primo titolo vinto da Tore Bruni nel 1950, il campione sardo. Qua è una foto che già, diciamo, da dilettante gli algheresi iniziavano ad amare i loro beniamini, quindi il pugilato stava già prendendo piede ad Alghero, e questo è il ritorno nel 1954 dalla vittoria dei campionati italiani dilettanti a Grosseto. E vede i campionati italiani che sono stati vinti da Tore Bruni, qua portato a spalle dai tifosi, qui abbiamo l'allenatore Franco Mulas e questo è Angelino Priani. Come vedete qua davanti c'è la banda musicale, perciò qui siamo allo scalo Tarantiello, più giù c'è la stazione, e gli algheresi sono andati ad aspettare i loro beniamini alla stazione e li hanno portati in trionfo per le vie di Alghero. Questa è una foto del 1954, abbiamo scritto dalla canottiera bianca alla maglia azzurra, prima non c'erano dei manufatti tecnici e perciò cosa si faceva? Questo lo raccontava mio padre, ma anche gli altri pugili qua presenti possono confermarlo. Le canottiere venivano messe a bagno nell'azzurrino, nel colore, quindi gli si dava il colore azzurro, e poi le suore, dalle suore si andava per far ricamare dietro il nome della città di Alghero, perciò era tutto molto molto artigianale. Ecco, nel 1954 è la prima convocazione in nazionale in maglia azzurra. La convocazione in maglia azzurra è per i giochi del Mediterraneo, quindi per la preparazione per i giochi del Mediterraneo del 1955. Ecco, questo sono riuscito a ritrovare tramite degli amici spagnoli una copia del Mundo Deportivo che ha fatto un articolo appunto in occasione dei giochi del Mediterraneo e lo intitola Lo Sties Boxatore delle equipi dell'Italia. Allora, l'aneddoto che vi voglio raccontare è questo, oltre a quello che ho detto poc'anzi, che poi il pubblico spagnolo
aveva fatto tifo per lui, ma qui nell'intervista non si legge bene, però io l'ho tradotto. In poche parole, questo giornalista spagnolo, che anche lui all'inizio della carriera, ha iniziato a intervistare i 10 pugili italiani, ha iniziato dal peso mosca. E dice, nell'equipe italiana iniziamo col peso mosca Salvatore Bruni, che già ha vinto un campionato mondiale, di due campionati mondiali militari, quindi è già un pugile affermato. E quindi gli dice, Salvatore, dimmi la tua esperienza. E lui gli dice, come pure imparà, cioè proprio il catalano, dice, come pure imparà, vuole imparare in italiano o vuole imparare in catalano? Questo intervistatore catalano si interrompe e dice, ma tu parli catalano? E dice, sì sì, io parlo catalano. Ma tu non sapevi che l'equipe dell'Italia è un pugile di origine catalana, cioè un pugile, lui pensava che era un pugile catalano che aveva preso la nazionalità italiana. No, 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 io sono dell'Alghero. E quello che non conosceva Alghero dice, ma chi è l'Alghero? Ma che è Sardegna? Ma Sardegna, non conosceva neanche la quasi quasi la Sardegna. E Sardegna, ma che è Sardegna? Allora lui gli spiega un pochettino come per quale motivo dell'Alghero si parlava il catalano, quindi dicendo che l'Alghero è una colonia, è stata una colonia spagnola, scatalanza, e Tangute sempre la lingua, e sempre parlato al catalano. E da spesso è Dio, e ma adesso un catalano un po' italiano, però catalano comunque è, cioè, dice sì, non è proprio il nostro catalano di Barcellona, però con degli influssi italiani, però comunque è catalano. E poi interrompe l'articolo dicendo sì, dopo che erano appunto interrompiti in catalano, dice, però ora non è smamento di parlare in catalano, per cosa non sapote. Sappiamo che nel 1955 c'era forte la repressione franchista nei confronti della Catalogna, e quindi poi lui gli ha spiegato che non era il caso che si parlasse catalano, perché c'è anche un altro aneddoto, e questo me lo conferma sempre mio padre, però me lo conferma mio padre, però non ho mai trovato documentazione in quel senso, ma in quel periodo non era possibile che scrivessero questo. Alcuni catalani, dopo la vittoria del Tito, cioè prima dell'incontro con lo spagnolo, gli avevano chiesto di portare la bandiera catalana sul ring, insieme, diciamo così, mostrarla. E mio padre gli aveva detto, nella sua ignoranza del fatto, nella sua gioventù, ha detto sì sì, non è possibile. Intervenuto subito il suo allenatore, che aveva sentito questo, no no, lascia perdere, non è il caso che si faccia una cosa del genere, perché altrimenti qui succede il fin mondo. Questo è un aneddoto che mi piace raccontare, e soprattutto, come vi ho detto poc'anzi, 1955, che sembra che ritrovamento del 1960, mio padre è stato un grande testimonial in quel periodo, con questi vari episodi. Adesso siamo al 1956, i campionati italiani a Parma, quindi la vittoria sempre, e voluto riportare il trionfo, e mi diceva l'amico Tullio Sanna, questo qui col berrettino tipico dei pescatori agherezi, la CC, come si chiama? È il padre Cirillo. Di Tullio, correggimi Tullio se sbaglio. Questo è il padre di Tullio che porta in trionfo Salvatore Bruni. Poi abbiamo nel 56 al Nuevo la convocazione per le Olimpiadi. Ecco, questo abbiamo messo una foto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi e una foto della nazionale azzurra di tutti, con l'allenatore Steve Klaus, di tutti i componenti di quella nazionale. Poi nel 1956 i primi trofei da dilettante, questa è nella sua casa, direi con la madre, in via Gibelferrette, scusate, via Gioberti, in via Gioberti, Carre di Pitigalli. Quindi nella casa, diciamo, di famiglia, aveva già i primi trofei esposti nel Como, nella sala. Musichi si stava ribellando. Sì, 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 ha avuto un attimo del fagliato. È più famosa via Gibelferrette, spero via Gioberti, poi mi sono ricordato il nome in algherese, il Carre di Pitigalli. Bene,
Poi abbiamo diviso, diciamo così, la serie di foto con i momenti principali dell'allenamento. E i momenti principali dell'allenamento sono: prima ci si mette in vendaggi, e su quello gli allenatori sono sempre molto attenti nella cura di vendare le mani nel modo giusto, onde evitare delle microfratture e delle possibili distorsioni. E poi si facevano gli esercizi allo specchio. Questa è la vecchia palestra di San Michele, le vecchie prigionette. Ancora esercizi allo specchio, qui con la cintura di campione d'Italia dilettanti. E poi si faceva il footing, e poi si saltava a corda e passeggiate con gli allenatori. Qui lo vediamo insieme al maestro Muras, con una passeggiata rilassante. E alla fine la famosissima beretta, che ormai penso non si usi più nelle palestre, però anche perché fa tanto rumore, invece prima era uno strumento principale per l'allenamento dei pugili. E poi alla fine il tutto era per battere quella bilancia, che era un avversario terribile, perché nel pugilato sì, c'è l'avversario che incontri sul ring, ma sicuramente quello del peso, per mantenere il peso di categoria è una cosa che ai pugili costa tantissimo sacrificio. Bene, poi abbiamo finito, diciamo così, questa parte e iniziamo con i primi successi da professionista. Il 27/9/1958 ad Alghero, Burruni Spano era un sardo emigrato a Milano, e quindi vince il campionato italiano, il primo campionato italiano da professionisti. Passiamo ad Alghero. Immagino al cinema a Selva, perché gli è stato fumare dietro. Qui lo vediamo con la cintura di campione italiano professionisti. E poi qui nel 1960, immagino, ecco, col gruppo dei pugili algheresi che abbiamo ricordato. Quindi abbiamo con il maestro Mulas, con Angelino Priami, Carmelo Chessa, Babbo, Silano, e qui c'è anche Angelino, mi sa che l'ho visto entrare poc'anzi. Angelino Spano. Non lo vedo, dov'è? È nascosto. Angelino Spano, dov'è? Non mi sembra entrare. Ah, è uscito fuori, allora dopo lo ricordiamo. E quindi anche questa. Bene Carlo. Ah, è arrivato il maestro. Buongiorno. Buongiorno. Bene Carlo, sono arrivati a questa foto dove c'è anche Italo Veronese, qua dietro era il più alto di tutti. Gli altri non li conosco, se. Andiamo con Angelino, se si ricorda anche questo, io vado vicino, con la mente storica Angelino Priami. C'è qualcuno che non riconosciamo. Allora, partiamo qua. Primo e basso, Angelino lo conosciamo. Angelino Spano c'era qua, c'era Priami. Poi c'è una a sinistra che mi sembra che sia Priami. Ma ragazzo si chiama Coco, no? Adesso il nome non lo ricordo. Ma non lui non lo conosco, questo frontale, quello con la manca. Manca, ci stanno riprendendo, forse la manca. Manca. Antonino Manca. E Nicolino è più attento. Nicolino è molto esperto. E io l'avevo detto dietro, che è la cosa. Luca, Angelino Spano, Salvatore, Chessa, io, Angelo Filano, quello con la cravatta non lo ricordo. Non è. Si è accesa la discussione, manca o non manca, comunque il sacco è quello alla sinistra, l'abbiamo riconosciuto. Ma c'è, però poteva essere anche in casa buona. Bene, poi arriviamo al 1961, questa è una foto prima dell'allenamento del titolo europeo con Cristo Lugone, che si è tenuto qua ad Alghero, e questo è il momento della cerimonia degli inni nazionali col prima dell'incontro con Lugone nel 29/6/1961. Questo incontro si è tenuto allora nella vecchia palestra di Giordo. E la palestra di Giordo è stata tutta montata delle vecchie tubi con tubi innocenti, sono state fatte delle precarie tribune che oggi sicuramente non sarebbero mai autorizzate, non sarebbero mai.
Nel 63, ecco qui vediamo Salvatore Morroni con il suo maestro Franco Murat e con Giulio Novelli. Ecco, Giulio Novelli è stato il mecenate del pugilato ad Alghero, editore Morroni, quindi come ha detto il sindaco poc'anzi, insieme ad altri sportivi faceva parte dell'organizzazione e ha organizzato diversi incontri di pugilato qua. Volevo ricordare a tal proposito, insomma, non solo Novelli, ma pare un po' della triade, ma ci sembrava anche Pino Giorico e tale Libero Armani. Libero Armani che era, scriveva anche corrispondente con Box Ring dell'epoca, di cui io sono detentore della, di una collezione che è datata dal 1956 al 77, è un vecchio, è un regalo di mio padre. E quindi Libero Armani appunto aveva, faceva un po' da promoter per quanto riguarda poi i giornali dell'epoca, non solo ricordato Lucia. E quindi dicevo anche promuovere dal punto di vista giornalistico il prodotto locale era molto importante. Libero Armani era un espertissimo, anche perché scrivere un po' con quello che probabilmente era la Bibbia un po' della boxe mondiale, cioè la rivista, il periodico Box Ring nella versione italiana, voleva dire entrare un pochino nelle grazie anche e non solo per quanto riguarda l'organizzazione futura degli incontri, che era molto difficile. Bene, andiamo avanti. Ecco, adesso per ricordare i premi ricevuti, fra le tante foto abbiamo voluto ricordare anche Don Ballero, sindaco di Alghero, che ha premiato Torre Furuni. Quindi l'amministrazione è sempre vicina al suo campione. Qui lo vediamo nel 65 con Rino Tommasi, che ancora oggi è un presentatore di match di pugilato, commentatore, è stato commentatore di tennis, però in quel periodo giovanissimo aveva intrapreso insieme alla ITOS, un'organizzazione di Roma, la carriera di organizzatore di pugilato. E lui è stato quello che è riuscito a portare Pone Kingipec in Italia per il titolo mondiale e quindi per farlo incontrare a Torre Volumi. Con mille sacrifici c'è stato un lavoro proprio di diplomazia, di management veramente impegnativo. Era molto antipatico il signor Chigi, perché volevo aprire un'altra parentesi, e quindi volevo il conforto di Carmelo Alfonso. Era sposato con una principessa della Thailandia, quindi era tra virgolette nobile o quasi. I suoi fratelli avevano le richieste assurde, l'acqua minerale bisognava comprarla fuori dall'albergo perché altrimenti temevano di essere un pochino avvelenato. Giocava a tennis e poi la storia dei bendaggi, se magari ritorniamo, insomma i bendaggi duri li voleva e quindi dovevano accontentarci di quelle delle sue richieste. Quindi personaggio antipatico tra virgolette. Beh, questi tanto sono sempre diffidenti, la maggior parte dei pugili che vengono dall'estero sono diffidenti perché ritengono che qui in Italia, non che una cosa sia impossibile, ma che in qualche modo cerchiamo di fregarli. E allora, come ricordava Carlo, diffidavano anche della cucina, non soltanto dell'acqua. La cucina prima doveva, come abbiamo visto in molti film che le davano magari ai poveri, agli assaggiatori ufficiali, e aspettavano un pochettino, vediamo l'effetto che fa, poi loro accettavano. Ma soprattutto c'era un'altra, il medico controllava esattamente la quantità del cibo che veniva portato a tavola per il pugile, perché c'era sempre la preoccupazione che a seconda del tipo di cibo potesse aumentare il peso. Dopodiché, siccome per regolamento, se uno supera il peso ed è il campione in carica, perde automaticamente il titolo. E allora c'erano tutti questi accorgimenti, tutte queste storie, così come il peso, anche per il peso. Prima l'abbiamo visto, il pugile che avrebbe affrontato Tore, che stava dietro per controllare il peso, perché anche in questi casi certi giudici aiutavano un pochettino sopra il pugile locale a superare il peso, chiudendo un occhio, se non due, magari un etto e mezzo, cosa importante. Si è portato un blocco così che era il peso mosca. L'ha pesato, tu già è giusto. Sì, sì, sì. L'ha controllato lui, ha portato una cosa così.
quello per provare la bilancia se la salata il peso era per loro del resto la vita di questi pugili è fatta di piccole cose, cioè un netto in più significa perdere il titolo, oppure addirittura la borsa, se non combatti non ti diamo i soldi, quindi figuriamoci cosa poteva succedere. Certo, poi succedeva anche il contrario, che magari un pugile andasse a terra per un colpo che invece non era da KO, e gli portavano via la borsa, cioè non gli davano manco una lira ugualmente, magari aveva combattuto 6-7 riprese e poi si addormentava un po' facendo finta di aver preso un colpo micidiale e perdeva la borsa e quindi non prendeva manco una lira. Questi erano gli accorgimenti dei pugili, queste erano le diffidenze di questi pugili che poi perdevano lo stesso, con un campione come Tortone non c'era bisogno di fare i diffidenti per una bottiglia d'acqua, insomma. Ma non solo quella, ma mi pare che ci sia anche l'occasione anche di borsa. Torre Burruni firmò il contratto in bianco. Sì, Principe che all'epoca guadagnò come $50,000. Burruni ha firmato in bianco. Questo era molto importante, la voglia era tanta di poter conquistare quel titolo. Andiamo avanti. Ecco, questa è la coppia della Nuova Sardegna all'indomani della vittoria al titolo mondiale, quindi Burruni mondiale, nettamente battuto con Kingipe. Muore Fanfani in viaggio per omaggiare Burruni. E questo sempre dopo la vittoria dello Sport Illustrato, che in quel momento era uno dei più grossi giornali, anzi il più grosso giornale d'Italia che parlava di sport. Poi il 2 dicembre 1965 Torre Burruni ha dovuto mettere in palio il suo titolo a Sydney contro Rocky Cantellari, quindi una difesa mondiale a Sydney con un pugile italo-australiano. Anche qui dopo il match, ecco, dopo l'incontro vittorioso alla 13ª ripresa per KO, qui viene consegnata a Salvatore Burruni la cintura di campione del Commonwealth, un titolo onorifico, quindi per aver vinto a Sydney in Australia, si è riconfermato campione mondiale. E anche lì un aneddoto, cioè in Australia in quel periodo c'erano tantissimi emigranti italiani e quindi erano tutti quanti lì, quelli che si lavoravano là, sono andati tutti a vedere l'incontro, pure chi non è riuscito ad entrare stava fuori, poi hanno fatto una grandissima festa e testimonianze, perché adesso ho incontrato tanti di questi giovani allora che erano emigranti in Australia, tra cui anche mio suocero, che mi ricordava che il datore di lavoro gli aveva dato uno o due giorni di ferie proprio per festeggiare questo grande riconoscimento della vittoria del loro concittadino in terra australiana. Ecco, questa è la locandina, la brochure come si dice adesso, che sono riuscito a recuperare in originale della difesa del titolo mondiale, quindi a Londra contro Walter Berguon nel 1967. Tengo a precisare che Babbo già come campione europeo aveva già incontrato McGowan vincendo nettamente, però nel 67 a Londra invece ha lasciato il titolo in un match, io sono riuscito a recuperare tutte le 15 riprese, l'abbiamo visto, in un match che poi alla fine era un match abbastanza pareggiato, però si vedeva un Burruni molto stanco perché ormai non riusciva più a fare quel famosissimo peso e Babbo mi dice che la notte prima dell'incontro poi lì, ecco, questa bilancia che era in libre e noi eravamo abituati al peso italiano e quindi tra libre e chili c'era questa leggera differenza e quindi lui risultava mezzo chilo o 300 grammi adesso non ricordo sopra il peso il giorno prima e dovuto stare tutta la notte a sale inglese perché era l'unico metodo che c'era per poter svuotare quel mezzo chilo che non si riusciva a toglierlo da nessuna parte, perché adesso ci sono tanti altri metodi, ci sono integratori, ci sono tante cose, ma prima era
il caldo nel forno e il sale inglese, perciò si vede un Bruni nel match verso la fine un po' debilitato. E da lì poi è passato al peso gallo, dove ha vinto il titolo europeo e dove poi nel 69 con Piero Petrov ha finito la sua carriera di pugile, con 109 incontri da professionista, di cui 9 persi, uno pareggiato e tutto il resto vinto. Qui, giusto per far vedere anche, voi vi ricordate, io da bambino facevo la raccolta delle figurine Panini per i calciatori, però c'erano anche le figurine Panini per gli altri sport, e quindi anche l'album Panini aveva dedicato una foto a Salvatore Bruni. Questo lo stesso è un'altra figurina dell'album Panini. E poi diciamo, qui aveva già finito la carriera, questa è la consegna nel 1985 del terzo Oscar del pugilato, il terzo Oscar alla carriera. Paolo ne ha vinto uno nel 1961 e uno nel 1964. Qui lo vediamo con Nino Benvenuti, Duilio Lori e Argari, 4 campioni mondiali italiani. Qui invece è una foto che lo ritrae proprio con il suo grande manager, che per lui è stato quasi come un padre, perché Babbo aveva perso il padre quando aveva 8 anni, e fin come passato, dopo i primi 2 anni di professionista che è passato nella scuderia, diciamo che l'ha seguito in tutte le sue, in tutti i suoi incontri come manager, ed è stato Babbo il primo campione mondiale della scuderia di Branchini, che poi è diventata una scuderia famosissima e importante, dove ha avuto tantissimi campioni mondiali. Il figlio di Branchini oggi, dopo essersi cimentato nell'organizzazione di pugilato, è uno dei più importanti manager di calciatori, quindi continua la tradizione come manager della famiglia. Branchini, che comunque è un personaggio eclettico, anche questo, poi passava dalla cultura del cavallo a quella del pugile, quindi in effetti giocava un po' d'azzardo in questo senso, erano stati due cultori. Questa invece è Gianni Milano. Sì, questa è mia madre, che è in occasione del premio, adesso mi sfugge, il Festival dello Sport, il Gran Galà dello Sport di qualche anno fa, dove è stato invitato Gianni Minà, abbiamo portato la cintura di campione del mondo, e quindi c'è stato in quell'occasione un ricordo della figura di Tore Bruni. Qui lo vediamo proprio con l'ultimo premio che ha ricevuto, il premio che gli ha dedicato la Gazzetta dello Sport a tutti i campioni mondiali di pugilato. Qui vediamo Rino Tomasi, qui vediamo Giulio Loi, Mazing, Nino Benvenuti, ed è il premio per i 100 anni della fondazione della Gazzetta dello Sport, che è stato consegnato in un, nell'occasione del titolo mondiale di Parisi, del, sì, di Giovanni Parisi. Bene, questa è una delle ultime foto fatta alcuni mesi prima di mancare, sembra che sia il 21 dicembre del 2003, in occasione del torneo internazionale che abbiamo organizzato come società qui ad Alghero, era Alghero Budapest, una squadra dell'Ungheria, e quindi questa è stata una delle sue ultime apparizioni in pubblico. Abbiamo finito questa prepariamo dalla regia adesso i filmati. Sì, però prima volevo chiamare l'Antonino qua, perché poi diamo il tempo tecnico per poter montare anche il video e i filmati. Come ho detto poc'anzi, è stato lo stimolo di questa iniziativa. Buonasera, grazie. Diciamo che la mia passione da storico, io avevo individuato questa data, appunto, che era l'11 aprile, ricorreva l'80° anniversario della nascita di Bruni. Mi sono posto il problema, ma una data così importante, questa città,
vorrà fare qualcosa, vorrà prendere delle iniziative, così via. E abbiamo, parlandone poi con Gianfranco, con la famiglia, proposto all'amministrazione comunale di farsi carico di rendere possibile una iniziativa che ricordasse questo grande algherese. Grande è, come diceva prima Carmelo Alfonso, una persona di grandi doti umane, al di là del campione di pugilato. Io non voglio dire molte cose, perché voglio invece ribadire, mi dispiace che non sia l'amministrazione, ma probabilmente qualcuno glielo riferirà, che da questa occasione, in qualche modo, stanno venendo fuori una serie di cose importanti, una delle quali, secondo me, l'ho già suggerito, e mi ha confortato molto l'intervento che ha fatto prima Carmelo Alfonso. La mia idea è che Alghero sia una città, è una città, che possa davvero puntare a realizzare un museo permanente del pugilato, perché c'è tutto quello che ha detto prima Carmelo Alfonso, una città di grandi campioni, una città di allenatori, una città che è riuscita a forgiare delle persone che hanno fatto un grande la città, ma anche il pugilato italiano, e ha tutti gli elementi per poter realizzare una struttura di questo tipo, una mostra permanente, una delle poche città in Italia, secondo me, che se lo può permettere, un'altra potrebbe essere Cagliari effettivamente, però credo che questa sia una iniziativa che andrebbe caldeggiata, spinta nei confronti dell'amministrazione comunale, perché credo che la città debba porselo come obiettivo questo, possa farlo. Perché no? Perché no? Nel luogo in cui tutti questi ragazzi si sono allenati, parlavo dell'ex palestra di San Michele, del carceretto insomma, e magari appunto fare in modo che con l'aiuto della famiglia di Burruni, ma anche degli altri campioni, della famiglia di Mulas, l'allenatore, eccetera, eccetera, si possano raccogliere materiali utili per realizzare un museo di questo tipo. D'altronde non possiamo, perché questo significa non smettere di ricordare. Perché non possiamo smetterci di ricordare, non possiamo perdere la nostra memoria. Un popolo che non ha la propria, che non conosce la propria storia e che non ha memoria non è un popolo. E quindi questo credo sia una cosa importante che, cogliendo l'occasione di questa celebrazione, diciamo così, può essere lanciata e riproposta. Io mi auguro che l'amministrazione la faccia propria. Uno. Due, possiamo svelare, Gianfranco, possiamo svelare l'idea di. Io la coltivavo da 20 anni questa idea, poi finalmente, avendo avuto questa occasione, la possibilità di parlarne con Gianfranco, visto da parte sua entusiasmo e volontà di raccoglierla, c'era l'idea di scrivere un libro su Burruni. Io ce l'avevo da tanto tempo questa idea, e credo che sia un lavoro che si possa fare raccogliendo la memoria di tutti, anche per tutti gli altri che in qualche modo hanno consentito anche a Torre di essere quello che è stato, dalla famiglia, alla città, agli allenatori, ai suoi compagni, quelli che incrociavano i guantoni con lui, alcuni dei quali sono qua e alcuni dei quali, l'ho già detto, non vedo più Andreino, si è spostato, ah eccolo, che quest'anno ricorre anche a giugno il 75° compleanno di Andreino Silano. E credo che l'amministrazione dovrà giustamente ricordare anche questo grande pugile algherese. Grazie.